Grazie, mi sento molto coinvolto da questo invito, in questa piazza, in questo luogo, poiché vengo da una terra che non è mai stata neutra rispetto al lavoro e mai neutra rispetto alla consapevolezza sul dolore del lavoro. Io vengo dal bacino minerario della Maiella, quello che ha dato grandi contributi, purtroppo di sangue, all'esperienza del lavoro di Marcinelle. Quattro miei zii, fratelli di mio padre, sono stati minatori a Marcinelle. E questo mi induce a dire ad alta voce, davanti anche a un luogo di fede e di preghiera, che quando si programma la decisione pubblica, quando si collocano risorse pubbliche dello Stato, dell'Europa, noi dobbiamo porci una domanda: quanto lavoro si crea e che tipo di lavoro si crea? Qui vicino, a qualche centinaia di chilometri di distanza, opera, prega per noi un grande realizzatore del Magistero della Chiesa, Sua Eminenza Menichelli, il quale ha insegnato ad una generazione di studenti, di giovani e di fedeli che la gloria di Dio è l'uomo vivente che lavora, che opera, che realizza consapevolezza, ma che genera anche trasformazioni. Se il progetto di vita dell'uomo è anche nel lavoro e dal lavoro, non può accadere che lavorando uno perda quantità di vita, perda la qualità della vita o addirittura perda la vita. Ecco perché noi facciamo cosa giusta, io ringrazio gli organizzatori, se periodicamente ci diamo appuntamento per riflettere. Stiamo facendo bene? Che cos'è che si è fatto fino ad oggi? Che cos'è che manca? Il 13 dicembre del 68 un grande sindaco d'Italia, il sindaco per eccellenza della pace Giorgio La Pira, fu tra i primi a parlare all'interno delle mura di un edificio sacro, e Giorgio La Pira insegnava che la domanda etica è la seguente: stiamo facendo bene? Che cos'è che abbiamo fatto? Che cos'è che deve essere fatto? Questo è quello che deve nutrire di sé. Quando noi facciamo gli esercizi finanziari, normativi, legislativi, qui ci sono legislatori di prima fila, amministratori comunali di prima fila, li saluto, li ringrazio e con loro diciamo grazie agli organizzatori. L'Abruzzo ha 3 miliardi di euro in pancia per fare trasformazione del territorio e modernizzazione. Mi hanno detto che ne ha parlato Bagnai, mio collega alla Camera, Sottanelli e gli altri che sono intervenuti. Facciamo in modo che questo denaro non venga scioccamente distribuito, ma che realizzi una cantieristica, un aiuto alle imprese che alla fine vede la promozione della persona, la promozione della qualità della vita, del lavoro. È possibile fare questo. Delors dall'Europa ci ha detto che è giusto fare questo, lo abbiamo detto a più voci, che c'è un lavoro che promuove la persona e un lavoro che toglie valore alla persona. Servono controlli, serve di più precisare quella regola che quando si fanno appalti pubblici non si sottopone a ribasso, a risparmio, ciò che va per l'organizzazione della certezza e della sicurezza del lavoro. Un'ultima annotazione voglio dirvi. Vedete, probabilmente fra 100 anni il lavoro cambierà completamente forma. Ci sono studiosi, permettetemi, da Casaleggio Padre, che nessuno cita più, ma che ha detto cose intelligenti, fino ai migliori sociologi che si occupano di economia e di lavoro, Acemoglu e Robinson, che dicono che il lavoro cambierà completamente forma. Sappiate, alla fine ci deve essere la promozione della vita della persona. L'ANMIL fa battaglie da decenni in Italia, accanto, sopra, sotto, nei pressi del Parlamento, per fare in modo che la legislazione non sia segnata da stupidario. È possibile, l'importante è che ci poniamo tutti insieme la grande questione di giudicare quello che noi facciamo. C'è una grande opportunità, non è soltanto il PNRR uscito di moda, come sempre accade in questa cultura dell'istantaneo. Ci sono i fondi FSC e c'è tutto quello che l'Europa, se ritrova se stessa, ci può mettere. Viva Sant'Egidio, viva l'ANMIL e grazie per quello che fate. Ora,
testimonianze. E